la psicologa ha detto qualcosa di molto molto corretto: egoismo personale per tutelare i suoi diritti. Beh, io penso che una persona che arrivi a fare questo tipo di egoismo è perché ha trovato la consapevolezza di ciò che è effettivamente. E questo è importante, perché voglio dire pure io una storia personale. Io per 28 anni non ho mai avuto la consapevolezza di ciò che ero davvero, ho sempre rinnegato le mie origini per diversi motivi. Allora, il fatto di essere africano non è soltanto il fatto di provenire dall'Africa. Io sono, sì, sono africano, però ho cresciuto negli Stati Uniti e di scuola a Svizzera. Però mi sono reso conto che gli strascichi dell'essere africano, di avere dei genitori africani, non sono indifferenti nella vita di ognuno di noi. Allora, io che sono cresciuto negli Stati Uniti e ho avuto la fortuna di studiare e fare un percorso di studio all'università in Svizzera, non posso confrontarmi con chi effettivamente è nato, cresciuto in Africa e ha cercato una nuova destinazione, una nuova opportunità in Europa. Allora, oggi si è parlato di immigrazione per quanto riguarda sì, l'avvocatura e i diritti degli immigrati, ma io penso anche che non si può parlare di immigrati e diritti degli immigrati senza pensare ad un contesto più ampio. Gli immigrati sono soltanto una piccola parte delle politiche sociali o del contesto in cui viviamo, sono i più vulnerabili con i tossicodipendenti e i detenuti. Allora, io penso che basta che voi stessi parlate tra di voi o vi guardate attorno, non penso che voi stessi siete contenti delle condizioni nelle quali vivete, perché lo Stato forse vi ha abbandonato, la città vi ha abbandonato, l'Unione Europea vi ha abbandonato, ed è vero. Allora, quando parliamo di immigrati, parliamo anche di voi stessi, perché gli immigrati vivono all'interno del vostro contesto. Penso che il welfare state, quello che era una volta, è fallito. Non è che lo penso solo io, è un dato di fatto. Dobbiamo ridefinire le politiche sociali, cosa sono le politiche sociali oggi. E lo possiamo fare perché abbiamo lo strumento ideale. Oggi come oggi viviamo nell'Unione Europea, in un contesto molto più ampio, molto più complesso di quello che abbiamo vissuto fino a ieri. E l'Unione Europea, oltre lo spazio Schengen, che è una grandissima fortuna, oltre Erasmus Plus oggi, che è un'altra fortuna che abbiamo, abbiamo ciò che è la programmazione pluriennale, vuol dire l'Unione Europea che ci dà la possibilità di decidere noi stessi, di diventare legislatori noi stessi e capire, decidere noi stessi come usare i soldi, a chi destinarli e come scrivere le politiche. Allora, sì, quello è il nostro strumento e per farlo però dobbiamo sì, forse conoscere un po' l'Unione Europea, ma dobbiamo anche sapere di cosa abbiamo bisogno. Dobbiamo avere una mappatura delle necessità, dei bisogni, degli interessi dei cittadini, di quelli che davvero hanno necessità. Bisogna mappare tutte le competenze che ci sono sul territorio dell'associazione. Parlo di competenze esclusive e concorrenti, come succede per l'Unione Europea, per i vari assetti dell'Unione Europea. Nessuno può fare il lavoro che fanno gli avvocati di strada. Come gli avvocati di strada non penso vorrebbero fare gli psicologi di strada, perché ci sono gli psicologi di strada. Penso che domani ci dovrebbero essere i medici di strada, perché né gli avvocati né gli psicologi potranno farlo. Allora, solo in questo modo, dando l'opportunità al prossimo, mediante non soltanto l'io, ma l'egoismo non personale, ma l'egoismo solidale, vuol dire dare la possibilità a qualcun altro di avere conoscenza, consapevolezza di ciò che è. E soltanto in questo modo quella persona potrà risollevarsi, avere la testa ritta e guardare gli altri negli occhi. Soltanto così potremmo dare la possibilità a qualcun altro di fare ciò che noi stessi vorremmo fare e quella persona prima o poi ci ritornerà quel favore. Guardate, ogni tanto si evita di dare la possibilità, un'opportunità all'altro perché si ha paura che l'altro possa deluderci, ma dobbiamo pensare che prima di deludere l'altro o prima che l'altro ci deluda, noi stessi potremmo deludere l'altro non dando quell'opportunità. E non creando o non dando quell'opportunità, noi stessi ne perderemo un giorno o un'altra di opportunità. Perché l'opportunità è la cosa più grande che ci sia. Egoismo solidale non è egoismo personale. Se l'egoismo sociale, solidale, vuol dire che va bene per l'altro e va bene soprattutto per me. Ciò che va bene per me va bene per gli altri. Ma se diamo l'opportunità agli altri, siamo sicuri che il nostro territorio potrà crescere e potrà diventare probabilmente quello che era una volta, uno dei migliori territori che ci sia in Italia. E non lo dico così scherzando, lo dico perché sono quasi 5 anni che vivo a Foggia e davvero ci credo.